Ah, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo episodio numero della gloriosa serie del Natale. Oggi il titolo non è affatto clickbait, infatti lo vedete, questo prodotto può essere acquistato esclusivamente dentro un Apple Store, fisico oppure ovviamente online. Stiamo davvero parlando di uno spazzolino elettrico, smart, tecnologico e soprattutto venduto in produzione esclusiva di Apple. Infatti vedete c'è una collaborazione tra Colgate e l'azienda di Cupertino per realizzare quello che secondo me è il miglior prodotto da bagno del 2018. Andiamo nel dettaglio ad aprirlo e vediamo un po' come funziona. Ovviamente nel frattempo, mentre vado a togliere questa bellissima copertura plastificata, ricordatevi di iscrivervi al canale e soprattutto attivare le notifiche per non perdervi questa gloriosa serie dell'avvento dall'1 al 24 dicembre con un video al giorno. Togliamo allora questa parte superiore e vediamo già da subito che il progetto grafico di copertina è ampiamente ispirato a quella che è tutta la produzione, tutta la line up e la raffinatezza dei prodotti Apple. Andiamo a tagliare i sigilli di garanzia e dopodiché andiamo a fare quello che è il vero e proprio unbox del prodotto. La parte interessante, cari miei, è che come vi accennavo, a parte la difficoltà estrema, di apertura, wow ragazzi, bellissimo il design, bianco, lucido, assolutamente affusolato nella sua parte superiore. Vedete, abbiamo una bellissima punta, penso intercambiabile, sì, ecco qui eventualmente la seconda, vedete se siete in più di uno ad utilizzare lo spazzolino, così non dovete per forza condividerlo. Dopodiché abbiamo ovviamente una serie di istruzioni lunghissime, una fantastica base di ricarica, direi essenziale per poterlo utilizzare. Di fatto questa qui è anche, penso, impermeabile e lavabile perché ha una ricarica praticamente ad induzione e voi potete comodamente connetterlo alla corrente con questo scopo. Colgo questa occasione per darvi anche un interessante consiglio proprio per andare ad acquistare ad esempio questa esclusiva Apple. Infatti fino al 23 dicembre all'attivazione di un nuovo conto BuddyBank e spendendo 500 euro sui POS fisici tramite Apple Pay, parentesi, le carte di debito con l'attivazione del conto BuddyBank ovviamente è compatibile con Apple Pay, avete di ritorno una fantastica carta regalo da 100 euro da spendere come volete ovviamente sugli Apple Store fisici oppure online, proprio magari per andare ad acquistare questo bellissimo spazzolino smart. BuddyBank è un modello di banca del gruppo UniCredit che vi mette a disposizione un conto apribile direttamente dal vostro smartphone, è veramente velocissimo, vi consiglio di provarci. Inoltre se attivate il simpatico modulo Love avete a disposizione anche un concierge lifestyle che risolverà tutte le vostre problematiche appunto di lifestyle, prenotazione ristoranti, ordinare i fiori, crearvi degli itinerari personalizzati e soprattutto l'accesso alle lounge aeroportuali. Veramente molto molto interessante. Ovviamente per tutte le informazioni aggiuntive vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare a visionare nella sua interezza l'offerta, andare a vedere anche i fogli illustrativi che potete trovare appunto sul sito di BuddyBank. Ma continuiamo con il bellissimo spazzolino, vediamo un po' come va a funzionare, scarichiamo l'apposita applicazione, connettiamola alla corrente e vediamo qual è insomma la sua capacità. Quello che mi affascina più di tutto è sicuramente il fatto che mette a disposizione anche una serie di giochi che potrebbero essere veramente super super interessanti, soprattutto se non siete dei grandi appassionati di lavaggio di denti. Nel mio caso non è esattamente la mia disciplina preferita serale, però come dire, magari lo potrebbe diventare proprio grazie a lui. Ovviamente va messo in carica, vedete voi stessi quanto è semplice, basta semplicemente appoggiarlo sull'apposita base di ricarica ad induzione. La parte bella è ovviamente che ha un piccolo LED nella parte frontale che concede di sapere appunto in che stato si trova la carica. Ancora più bello è tirare fuori l'applicativo dedicato appunto di Colgate che ci permette, che poi Colgate, Colgate, non ho mai capito questa cosa, comunque collega il mio spazzolino intelligente, ovviamente bisogna attivare il Bluetooth del dispositivo che in questo momento è disattivato e soprattutto va svegliato, come dicono loro, lo spazzolino. Ok, è stato ovviamente rilevato lo spazzolino e adesso avverrà la connessione. Vedete, successo, è stato veramente velocissimo. Smart Brushing Analyzer, lo spazzolino Colgate Connect è in grado di analizzare in tempo reale le sessioni di spazzolatura. Vuoi provarlo subito? Ma certamente ragazzi miei, perché come vedete ho portato con me anche un concorrente, in realtà un dentifricio della Z. Qui possiamo metterci alla prova. Allora premi il tuo spazzolino e inizia a lavarti i denti. Aspetta. Va bene, ho finito. Durata 44 secondi, superficie pulita 33%. Lui capisce effettivamente quanto si è mosso all'interno della mia bocca e soprattutto quanto ho fatto.
Wow, non so se riuscite a vederlo, ma vi dà un'infografica con le parti di denti che sono state effettivamente toccate dallo spazzolino, che è soltanto il 33%, ovviamente, perché l'ho fatto qui velocemente in diretta, e sarà mia premura essere molto più preciso nella pulizia, perché effettivamente si ha una percezione molto, molto diversa da quella che è la realtà tramite semplicemente il pensiero. Scopri le tue attività, vediamo un po' cosa posso fare. Abbiamo dei programmi di coaching che mi permettono di imparare come ci si lava i denti in maniera corretta, abbiamo addirittura dei giochi, e vi giuro sono gasatissimo dalla cosa perché diventa un po' una sfida serale da fare magari in compagnia. E poi ovviamente dice di lavarlo e pulirlo nel modo migliore possibile. L'applicazione è fatta molto bene, così apparentemente, vedete, abbiamo lo stato di carica, abbiamo ovviamente anche il fatto che è effettivamente connesso poi al mio smartphone. Tra parentesi, questo è l'iPhone XR che probabilmente lascerò fisso in bagno per questo scopo. Qui vedete l'ultima sessione fatta, ovviamente mi darà anche una serie di sfide da ottenere, da raggiungere durante il tempo, mi darà anche un pochino di dati, di statistiche, diciamo di analytics durante il giorno. Qui ci sono i vari coaching da fare, i premi da vincere, poi un bilancio di quello che si è fatto, sbloccando delle vere e proprie medaglie. Veramente, veramente interessante. Io adesso sto saltando velocemente i passaggi perché, a dirla tutta, cari miei, io voglio provare GoPirate. GoPirate! Vai! Ragazzi, gaso, gaso assoluto. Vai! Ok. Qui. Ok, vedete qua ci sono i denti e ci sono i denti, e lui cambia posizione in relazione a dove mi muovo con lo spazzolino in bocca. Veramente fighissimo. Adesso spegniamo un attimo questa pantomima. Dov'è la parte interessante? Che diventa una vera sfida, un vero gioco, un vero divertimento avere questo tipo di connessione, perché in qualche modo rende interessante, rende divertente il momento del lavaggio dei denti, che è sempre un problema, soprattutto per i più piccoli. Pensate a vostro figlio quanto può essere gasato da una cosa del genere se lo è un adulto. Devo dire che mi piace il concetto, mi piace l'idea, mi piace anche il design dell'oggetto. È molto leggero, molto comodo, facile da pulire, facile da lavare. Direi che non è per nulla invasivo all'interno di un bagno anche moderno. Devo dire che mi convince perché porta ancora una volta, come nel caso del termometro che vi lascio magari qui nelle informazioni, una componente tecnologica interessante che in qualche modo va a giustificare l'esistenza della tecnologia nelle nostre vite. Ovviamente, se volete andare ad acquistarlo, a vedere un po' la disponibilità, vi lascio il link qui sotto in descrizione, anche se vi ricordo che abbiamo la simpatica promozione di Buddybank che ci permette di portarci avanti sotto questo punto di vista. Ma se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto, farmi sapere che cosa ne pensate, e soprattutto rimanete iscritti al canale per non perdervi il video di domani, come sempre alle 18. Grazie e al prossimo video!